Il loro stile è da sempre far parlare la terra. È così che i vini della famiglia Frescobaldi nel settore da almeno 700 anni riflettono l'unicità del terroir da cui provengono. Ma non c'è niente di meglio che assaporare un buon vino nelle terre dove viene prodotto. Magari con questo territorio davanti agli occhi. Avranno forse tenuto a mente questo i Frescobaldi, commissionando all'architetto Sartogo la più recente delle numerose tenute della famiglia, l'Ammiraglia. Approccio minimalista, impatto ambientale ridotto a zero ed espressione perfetta di tradizione e modernità. Siamo partiti proprio da niente, da delle bellissime colline, una bellissima vista, tanti sassi, e 1999 lì, e su un lavoro molto, molto intenso, di caterpillar che lavoravano giorno e notte per preparare i terreni, per prepararli alle viti. E poi nel 2005 il progetto con la cantina, della cantina con l'architetto Sartogo, iniziato a ottobre, e con l'obiettivo di portare a vinificare le prime uve nell'agosto, fine agosto del 2006. Una corsa pazzesca, però la vendemmia una volta l'anno e quindi non si può mancarla. È praticamente talmente aderente al terreno e appartiene al terreno che quasi non si vede, nel senso che è una sottilissima ala di gabbiano che interpreta queste colline ondulate e si alza come le palpebre dell'occhio. Abbiamo alzato un lembo di terra ed è una tettoia aperta. Questa è una cantina molto originale da quel punto di vista, perché non è chiusa. Nel caso di questa cantina è talmente rispettato questo criterio che la terra che abbiamo messo per le fondazioni l'abbiamo messa sulla copertura. Non abbiamo persino fatto movimenti di terra rispetto all'esterno. Sono criteri di ecosostenibilità che non sono la banale idea metto le fotovoltaiche e quella roba lì. Sono ben più profondi e sarebbero, questa è la vera lezione che andrebbe diffusa. La bellissima piccola vigna che la circonda sorge in alto sulle colline del sud della Maremma. Siamo a Magliano, in Toscana, e la costa tirrenica è davvero due passi, tanto che le brezze marine riescono a mitigare le alte temperature estive tipiche della zona. Ne scaturiscono due IGT e una riserva di OCG. Sono vini che devono invecchiare, anche per 15, 20, 30 anni. Vini che piacciono anche alle donne. Sono toscana, quindi sono molto legata anche emotivamente a questi paesaggi e ai sapori della mia terra. Quando posso torno in Toscana, ma in realtà vivo a Roma, quindi non è che l'ho proprio visitata tutta. Amo molto, la zona della Maremma, sicuramente la zona di Capalbio, la zona anche di Bolgheri, Castagneto, quelle zone là sono fantastiche. Come dicevamo anche prima, alcuni luoghi sono delle vere e proprie opere d'arte, sono magici, stare a contatto con la natura ti rigenera tantissimo. Da questa sorta di visiera verso il mare, attraverso le grandi vetrate, gli inappassionati potranno vivere la moderna cantina a 360 gradi, assaporando il frutto di questa terra con una perfetta visuale sui vigneti, ma anche concedersi una sosta, un intero weekend o un mese di pura natura e degustazione di piatti sani e di qualità. Devo dire che a me poi personalmente mi piace anche cucinare e quindi con l'architetto Sartogo abbiamo fatto questa bella grande cucina a vista, dove uno cucina guardando la valle, guardando le persone che poi stanno, i commensali che stanno lì. E devo dire che è anche stato una cosa che mi sono anche divertito un po' di volte, quando ho magari un gruppo piccolino, si cucina insieme, perché sporcarsi le mani crea fra le persone una certa affinità, ecco.